è innegabile che sia una soddisfazione personale, però voglio ribadire che questa onorificenza la voglio stendere a tutti quelli che stanno lavorando e che hanno lavorato tantissimo e non hanno avuto la visibilità che abbiamo avuto noi, quindi onore anche a tutti quelli che specialmente in questo periodo veramente ce l'hanno messa veramente tanto. Questa mattina è una cerimonia breve, semplice. Rispetto a quello che è successo prima è stata una grande cerimonia perché dal niente, diciamo che è il viatico per ripartire veramente, io sono sicuro che ripartiremo bene. Cavaliere, vedete, dottoressa Giuseppina Sartori con facoltà di fregiarsi della relative insegne, firmato Mattarella, controfirmato Conte. Conte, c'era ancora Conte? Conte, sì. Niente, io ringrazio il presidente Mattarella, ringrazio Conte. Ringrazio il prefetto per questa giornata e ringrazio la direzione della SCT di Cremona, con la quale condivido questa onorificenza, la condivido con tutti i dipendenti della SCT di Cremona, in particolar modo dedico questa onorificenza ai sanitari che sono deceduti, e ce ne sono stati purtroppo, la dedico a mio padre, che è deceduto di Covid, e la dedico a tutte le persone che conoscevo, e sono diverse, e anche che non conoscevo, che sono decedute proprio per il Covid. Questa onorificenza va a loro. Tanto entusiasmo, ma tanto, diciamo così, soddisfazione, perché nella vita uno non pensa mai, invece poi ti arriva, e tra l'altro è stata una settimana in cui è arrivato sì il cavalierato, ma sì anche la presidenza di Confalticoltura Lombardia, e questo vuol dire che è un riconoscimento, non certamente la persona, però è un riconoscimento al territorio. Questo credo che Cremona ha bisogno. Abbiamo vissuto proprio della settimana in cui c'è stato il presidente Mattarella, e questo credo che un presidente della Repubblica che viene a Cremona e ha inaugurato il campus di Santa Monica, questo grazie anche alla collaborazione di istituzioni, ma soprattutto della Fondazione Hervé di Buschini, è stato un onore, una settimana davvero importante, davvero da ricordare nella vita, insomma.